E benvenuti a Golfo News, vediamo subito i titoli delle principali notizie di oggi. Aprilia, operazione antidroga dei carabinieri, una persona arrestata e 12 grammi di cocaina sequestrati. A Pontini, a contrasto ai reati predatori, un pregiudicato viene arrestato. Cellule, smaltimento centrale nucleare del Garigliano, il sindaco Izzo attende convocazione sul tavolo trasparenza. E a Minturno, il secondo consiglio comunale per l'ingresso dei non eletti. La Regione Lazio, il trend positivo per l'export pontino, finalmente un segnale di crescita. E sempre dalla Regione Lazio pubblicato il rapporto sul servizio civile regionale. A Castelforte, progetto Benessere 2012 con un ciclo di cure termali. A Latina invece la prima proiezione del film Scorie in libertà. Cori presenta il premio giornalistico mediterraneo Anna Lindh 2012 e a Gaeta la storia di Enea, un gabbiano salvato dalla protezione civile. Andiamo nel dettaglio, partiamo dalla cronaca. Ad Aprilia l'operazione antidroga dei carabinieri ha portato in arresto una persona e al sequestro di 12 grammi di cocaina. Il 12 giugno i carabinieri del locale Comando Norm, nel corso di specifico servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, traevano in arresto nella fragranza di reato SA3 36enne pregiudicato del posto che nel corso di perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di 12 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale atto tutto al confezionamento delle dosi. Il tutto veniva sequestrato mentre l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. A Pontinia invece contrasto ai reati predatori, un pregiudicato è stato arrestato il 13 giugno, i militari del locale comando stazione nel corso di servizio di controllo sul territorio traevano in arresto un uomo, si tratta di CM 48enne di Latina, nulla facente pregiudicato. Nella circostanza il pervenuto, dopo aver forzato la porta d'ingresso ed essersi introdotto in una abitazione, veniva bloccato dai militari operanti prontamente intervenuti, i quali trasferivano poi l'arrestato in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. E a Cellule lo smantellamento della centrale nucleare del Garigliano, il sindaco Izzo attende convocazione del tavolo della trasparenza. Siamo in attesa della convocazione di un nuovo tavolo della trasparenza per discutere dell'imminente smantellamento della centrale nucleare del Garigliano. Sita a Maiano, ha affermato il presidente del Consiglio Comunale di Cellule, impegnato con il sindaco Aldo Izzo in prima linea per la risoluzione delle problematiche legate allo smantellamento dei rifiuti. L'amministrazione comunale di Cellule aveva già partecipato nei mesi scorsi ad alcuni incontri nel corso dei quali ha avanzato le sue proposte portate all'attenzione della SOGIN, la società incaricata dal Ministero per lo smantellamento di tutte le centrali nucleari presenti sul territorio nazionale. Inoltre, sempre Izzo aveva proposto al tavolo di realizzare delle centraline esterne che possano registrare il tasso di radioattività presente nell'aria. Un'altra nota dolente potrebbe essere rappresentata dal piano di emergenza in caso di problemi, che non è stato ancora reso noto alle amministrazioni comunali interessate dalla presenza della centrale. Ricordiamo che per lo smantellamento dei rifiuti sarà nominato anche un commissario di governo che dovrà seguire da vicino tutte le fasi di questo procedimento. Il sindaco Izzo ha chiesto nella riunione precedente che ogni comune abbia anche un suo rappresentante esterno che possa assistere alle attività di smantellamento per tutelare in primis i cittadini e i loro interessi.
E a Minturno si terrà il secondo consiglio comunale per l'ingresso dei non eletti. Il secondo consiglio comunale dell'amministrazione Graziano si terrà giovedì 14 alle ore 17 presso il comune di Minturno. I punti all'ordine del giorno saranno tre: comunicazioni del sindaco, surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica e contestualmente convalida dei nuovi eletti, nomina e formalizzazione dei capigruppo consiliari. Siederanno tra i banchi della maggioranza Filippo Corrente ed Elena Conte, rispettivamente al posto di Gianfranco Colacicco per la lista Paolo Graziano Sindaco e Fabio Saltarelli per la lista Galasso, in quanto questi ultimi, come è noto, ricoprono incarichi assessorili. Per quanto riguarda la nomina dei capigruppo, la rosa sarà così formata: in maggioranza Mino Bembo avrà il ruolo di capogruppo della lista Graziano, mentre Mario Ruberto per la lista Galasso. A seguire in opposizione figureranno in qualità di capigruppo Giuseppe Tomao per Città Nuove, lista nella quale si dichiara appartenente anche Maurizio Faticoni, e poi Gerardo Stefanelli per la lista civica Minturno Cambia, Mimma Nuzzo per il Partito Democratico e Raffaele Chianese per l'UDC. Da valutare ancora la posizione di Pino Russo, il quale al momento non ha ancora dichiarato in consiglio comunale a quale lista o partito appartiene. È chiaro quanto la sua posizione sia importante, in particolare per il PDL, partito completamente scomparso dalla massima assise. Il consiglio di giovedì sarà propedeutico per il prossimo, quando verranno assegnate le presidenze delle 10 commissioni consiliari e decisi i nomi di coloro che ne faranno parte. Questo è un articolo di Giuseppe Mallozzi e domani la diretta del consiglio su Telegolfo in streaming sul sito dell'emittente www.telegolfo.com, tutto a partire dalle ore 17. E la Regione Lazio arriva un segnale positivo: il thread per l'export pontino finalmente un segnale di crescita, giungono puntuali dati di Unindustria sulle esportazioni del Lazio nel primo trimestre dell'anno e ci raccontano di una crescita del 2,9% rispetto all'anno scorso e quindi un incremento del 9,1% rispetto alla media nazionale, che pure risulta in aumento del 5,5% a confronto all'anno 2011. Il presidente di Confindustria di Latina dice che sono dati incoraggianti e anche in un certo senso previsti, vista la vocazione industriale del nostro territorio, da sempre caratterizzata da un forte insediamento di multinazionali per ovvi motivi orientate all'export, soprattutto nel comparto del chimico farmaceutico, che attesta il distretto della provincia di Latina al secondo posto in termini di importanza di fatturato e di indotto nel panorama nazionale. Le eccellenze ci sono, ce l'abbiamo, il nostro compito è trattenerle e attrarne di nuove. Queste le parole del presidente di Confindustria. E la Regione Lazio invece pubblica un rapporto sul servizio civile regionale, un comunicato stampa dell'assessore Aldo Forte che dice: fare qualcosa per gli altri e sentirsi utili, questo è il profilo dei giovani del servizio civile del Lazio, emerso dal secondo rapporto di monitoraggio realizzato dall'assessorato alle politiche sociali e famiglia della Regione Lazio, un monitoraggio condotto su un campione significativo composto da 302 giovani e dagli operatori di 80 progetti regionali. Questo rapporto, spiega l'assessore regionale Aldo Forte, ci permette di monitorare con dati e informazioni quantitative e qualitative i progetti del servizio civile, verificarne i risultati così da meglio indirizzare le politiche future. Un esempio quasi unico nel panorama italiano anche in termini di trasparenza, reso possibile dalla collaborazione con tutti gli enti di servizio civile, pubblici e privati, tutti no profit e con centinaia di volontari. Per i giovani il servizio civile è soprattutto crescita, sperimentazione e conoscenza, tanto che nella quasi totalità sono convinti i giovani che l'esperienza fatta sia positiva e vada consigliata anche ad amici e coetanei.
E a Castelforte progetto Benessere 2012 con un ciclo di cure termali. Il progetto Benessere consiste in un ciclo di cure termali della durata di 12 giorni consecutivi. L'offerta prevede a totale carico dello stabilimento termale il trasporto degli interessati per tutto il ciclo di cure, l'assistenza medica con visite quotidiane da parte del direttore sanitario e poi ancora cure di fangoterapia e balneoterapia in vasche tradizionali o idromassaggi e ancora cure inalatorie, l'ingresso alla piscina termale esterna con la possibilità di ulteriori accessi omaggio anche dopo la fine del ciclo di cure mediante il rilascio di una tessera personalizzata al diretto interessato. Tutti i cittadini interessati a questo progetto dovranno fare richiesta presso la segreteria del centro diurno comunale L Romano tutti i giorni dalle 17 alle 19, corredando un'idonea prescrizione del medico unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento e una tessera sanitaria. E a Latina la prima proiezione del film Scorie in libertà. Cresce a Latina l'attesa per la proiezione dell'ultimo film documentario Scorie in libertà per la regia di Gianfranco Pannone, girato a Latina tra il 2011 e il 2012, che racconta l'incredibile avventura del nucleare in Italia. L'evento, un fuoriprogramma della rassegna Lievito, che ha già riscosso grande successo in tutto il capoluogo, è in programma giovedì 14 giugno alle 20:30 presso il Cinema Teatro Moderno a Latina. È curioso constatare che la proiezione si tiene ad un anno esatto dall'ultimo referendum popolare abrogativo delle decisioni del precedente governo che avrebbero consentito la produzione nel territorio nazionale di energia nucleare. Queste le parole del regista, che sottolinea che sarà interessante vedere la reazione del pubblico di Latina, provincia nella quale ci sono praticamente due impianti, senza considerare il reattore sperimentale Cirene, mai andato in funzione. Alla proiezione, cui parteciperà lo stesso regista Gianfranco Pannone ed alcuni protagonisti del film, seguirà un dibattito sui temi energetici e sul bisogno di una democrazia realmente partecipata, sulle scelte di così grande rilevanza per il territorio e il paese. A Cori invece il premio giornalistico mediterraneo Anna Lindt 2012, giornalisti della carta stampata, televisione, radio o nuovi media sono invitati a presentare i loro lavori per partecipare al premio giornalistico Anna Lindt. Il premio speciale per quest'anno verrà dato al pezzo sul tema documentare la società civile e la costruzione democratica. Le opere devono essere state pubblicate su media cartacei oppure online, trasmessi via radio o televisione tra il 1 luglio 2011 e il 1 luglio 2012. Ciascun candidato può presentare fino a 3 lavori in qualunque lingua, 5 saranno i vincitori per ciascuna categoria e verranno assegnati i premi durante una cerimonia che si terrà a Berlino l'11 ottobre 2012. I vincitori riceveranno un premio in denaro e verranno coinvolti nelle attività regionali della fondazione durante l'intero anno. C'è tempo fino al 20 luglio 2012 per partecipare consultando il sito www.euromedelax.org. E l'ultima notizia di oggi: a Gaeta la storia di Enea, il gabbiano salvato dalla protezione civile. Storia fortunata quella di Enea, così lo hanno ribattezzato i volontari di Impronte Verdi che ieri sera sul ciglio della strada in via Lungomare Caboto hanno trovato un bellissimo esemplare di gabbiano giovane ferito alla testa e non più in grado di volare. I volontari hanno immediatamente provveduto a recuperarlo dalla strada e lo hanno consegnato alla protezione civile di Gaeta, che con grande disponibilità ha accolto il volatile che era in chiara difficoltà, affidandolo poi alla protezione animali di Formia. E questa era l'ultima notizia, non mi rimane altro che darvi appuntamento alle prossime edizioni di Golfo News.